Questa emergenza sta incidendo sulle fasce più fragili della popolazione e rischia di creare nuove povertà. Quindi non possiamo ignorare questo fenomeno che rischia di lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo compiuto alcuni passi per venire incontro alle urgenze dei cittadini che versano in condizioni di maggiori difficoltà. Ricordate il decreto, il DPCM del 28 marzo, con cui il governo ha anticipato ai comuni una quota del 66% delle erogazioni previste dal Fondo di solidarietà comunale, pari a 4,3 miliardi di euro, che potranno essere utilizzati anche a ulteriore garanzia della piena funzionalità dei servizi pubblici erogati. Inoltre, con una ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020, sono stati anticipati 400 milioni di euro ai comuni italiani per consentire loro di distribuire aiuti alimentari ai cittadini più bisognosi sotto forma di buoni spesa in alternativa di generi alimentari di prima necessità consegnati in via diretta. Il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti, occorre un sostegno alle famiglie, alle imprese, prolungato nel tempo, ancora più incisivo. La recessione indotta dalle necessarie misure di contenimento del virus avrà un impatto profondo, persistente, sull'intera economia globale. Le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale stimano una caduta del prodotto interno lordo del 9,1% per il 2020, a cui seguirebbe poi una crescita del 4,8% nel 2021. Ecco, di fronte a questo quadro dobbiamo potenziare ulteriormente la nostra risposta di politica economica. Per tale ragione, in aggiunta ai 25 miliardi già stanziati col cosiddetto decreto legge Cura Italia, il governo invierà brevissimo al Parlamento un'ulteriore relazione contenente una richiesta di scostamento dagli obiettivi di bilancio programmati per il 2020, pari a una cifra ben superiore a quella stanziata a marzo. Davvero consistente, non inferiore a 50 miliardi di euro, che si aggiungeranno ai 25 miliardi già stanziati, per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi di euro. Questo ulteriore ricorso al disavanzo servirà a finanziare varie misure destinate, tra le altre, al rafforzamento del personale sanitario, della protezione civile e delle forze di sicurezza, alla proroga, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione e indennizi per autonomi e partite IVA, al sostegno di coloro che non sono coperti da cassa integrazione, a misure di sostegno alle piccole e medie imprese, a fondi aggiuntivi per comuni, province, città metropolitane e regioni, agli interventi di sostegno dei settori particolarmente colpiti dalle misure di contenimento del virus. Sono consapevole che l'iter di conversione in legge dei decreti legge finora adottati ha lasciato parzialmente insoddisfatte le legittime aspettative delle forze politiche di poter contribuire con proprie proposte alla definizione del quadro degli interventi. Ringrazio sentitamente i gruppi parlamentari per la consapevolezza mostrata del contesto particolarmente critico nel quale, in ragione dell'emergenza, siamo costretti a operare. Assicuro che nella costruzione dell'ampio corpus di misure che troveranno collocazione nel prossimo decreto legge, al quale ho fatto cenno, sarà assicurata la massima attenzione alle istanze, alle proposte dei parlamentari, anche in conformità agli impegni assunti dal Governo e formalizzati in specifici ordini del giorno accolti in sede di esame parlamentare del decreto legge Cura Italia.